Ho fatto una bella riunione con i balneari, gli ho fatto un sacco di promesse, garanzie, quindi perché le spiagge passano in regione dal 30 di dicembre. Ciao, come stai? Ti chiamano al cellulare o no? Come va? Ma bellissima idea, bella, bella, mi è piaciuta proprio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, sì, tutto bene. Lei ha cambiato schieramento per sto gigante qua, è obbligata, quasi. Vabbè. No, no, no. Scelta libera. Scelta libera, dai. Arrivederci. Bene. Non ne ha di bisogno che io prenda le sue divise, ma stamattina a Sesvi mi sono presa con due vecchi un po' rincoglioniti. Non le abbiamo ancora. Criticavano il programma di riportare le industrie qua. E chi le vuole portare? No, non vengono sicuramente, ma guardi che se lei ha la mia età, ho detto, se le industrie c'erano, sono andate via. Ma non le vogliamo portare qua noi le industrie, qui a Peglia, assolutamente. No, ma nelle aree... Insomma, dell'occupazione. Vabbè, quello sicuro. Posso salutarti, ti ricordi di me? Ci siamo visti, sì, 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 sì. Quando sì. Bravo, bravo, com'è? Bravo. Tutto bene, dai, siamo come in piena battaglia. Penso bene. La vita è sempre una battaglia. Come va? Vieni, come stai? Andiamo a fare il viaggio con il camion. Ah, Nagia, che bei tempi, tutto bene. Piacere di conoscerti. Abbiamo bisogno di lavoro. Infatti, lavoro. infatti, c'è scritto, guarda, qui in piena lavoro. Lavoro. Solo che siamo vecchi e non ne vogliono più, in pensione non ci vogliono mandare. Vabbè, ma se non avrai dei figli, dei nipoti, dei parenti che vogliono lavorare, allora votate sì, me, che sono l'unico che può portare un po' di lavoro perché l'ho lavorato 40 anni in porto. Dai, auguri, carissimo. Anche a lei. Grazie, grazie. Buongiorno. Una signora era andata alla stazione di San Pier d'Arena per venire a Pegli, a prendere il treno fino alle 11 qualcosa, non ce n'era uno. Un'altra era 20 minuti che aspettava il treno in via Cantore per venire a Pegli da San Pier. E perché non mi avete chiamato, venivo. Glielo ho detto. Buongiorno signora, venga che la saluto. All'ufficio sotto la casa di mio figlio. Dove? Qua, ah sì, abbiamo il point. Allora, molto piacere. Grande pregio, è Sandoriano. Sono arrabbiato per oggi come Sandoriano, perché a me se mi vendono Cassano mi... Vabbè, dai, bella signora, mi voti, Purtroppo. Non lo so. Sarà fatto? Sarà fatto. Ah, fantastico. Ma io non voglio elencare, ma io abito in via Loano, sembra un fiume, non una strada. Un fiume. L'ho detto tante volte ai vigili, nessuno. Buongiorno, buongiorno, come va? Buongiorno. Comunque c'è più di qualcuno che mi... Devo andare via, aspetta. Dai. Via. Anche la... Olè! Vai, bravo. Viva l'Italia! Va bene, me ne vado. Dai, grazie, ciao carissimo. Vediamo, ciao. Viva l'Italia! Ciao. Ciao. Sono a mezz'ora attuale. Ok, ci sentiamo. Salutami Orietta, La saluto. Tutto bene? Tutto bene. Mi appoggia? Certo. Grande, ciao, grande. Io ho un'attività da Renzano. Sì. Ho avuto mareggiate del 2008. A novembre, a dicembre, due mareggiate. E fino adesso non ho visto. Nel 2008 le è andato qualche soldo burlando? Non ho avuto niente. Lui dice che ha dato i soldi. La camera di commercio, ho fatto Santini, mi dicono che non c'è niente, io sono nei guai perché nemmeno posso aprire. Io quando ero presidente nel 2000-2001 ho pagato tutti. Sì, se lei avrà... io quello del 2000 li ho presi. Ah, li ha presi, vedi, questa è una bella testimonianza. Del 2000 li ho presi. Dal 2000. Dal 2008 fino adesso niente. Con Biasotti i soldi li ha presi per la mareggiata e con Burlando non li ha presi. Non li ho presi. È così? Non mi danno. Ma lei può andare a verificare, già, lei già è scritta nel suo... Sì, sì, benissimo. Sì, dai, sono venuta. Dai, speriamo. Per aiutarmi lei. Appena arrivo in regione cerchiamo di fare il possibile. Allora, mi dica signora, bella. Una volta era bella. Vabbè. Lei è sempre bella. È sempre bella. È vero che è sempre bella? Bisogna forzare a tirare queste radici. Vediamo. Saluta al tuo amore. Così radicato. Ciao. Qui. E ce la facciamo. Auguri. Grazie, grazie di cuore. Bene, arrivederci. Ciao, a presto. Carissimo. Bene, bene. Tutto bene? Mi fa un sorriso. L'abbiamo proprio vista stamattina. Dove? Alla televisione. Che televisione era? Era il primo canale.
Lei parlava benissimo. E di cosa si bu? Diceva che darete i terreni, darete... Ah, per sì, 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 per le industrie, per far venire il lavoro. Si è capito bene? Si è capito bene. Ah, sì, bene, sì, bene, sì, bene. Benissimo. Bene, grazie, auguri, auguri, grazie. Auguri, auguri. Ah, ecco, che buona che era, che buona quella polenta, ma... Mi diceva Gigi, però burlando non si è messo nel manifesto, mi dite intelligentissimo, su segmento che la gente... Tu perde il voti. L'ho perso. che sa la faccia da scemo, ma furbo quello che... Non lo so che è un furbo, lo so, ma infatti io ho già perso una volta, sto molto attento. Sì, sì, a te perché quello lì è... Cosa si sente in giro, cosa pensa lei? Guardi, io vi dico una cosa, ho sempre dato il voto a loro, questa volta lo do a lei, lo sa. E perché vota a me allora questa volta e non le altre perché volte? Perché c'ha le palle, gli altri non ce l'hanno, si fanno i cazzi loro. Bella questa. Pensi che sta vedendo le mie giocate. Penso che la voterò, perché chiaramente la voterò. Anche se sono anni che non vado a votare. Questa però è una bella testimonianza. No, c'è una strada chiusa. Sì? E c'è da fare una stradina, una scaletta per andare giù alla Lida a comprare. Secondo e quindi? Me dobbiamo prendere due pullman. Addirittura due pullman. 192 e 192. Allora ne parliamo con i nostri consiglieri comunali, io vediamo se... Io ho portato delle firme a Voltri. Ok. All'assessore, come si chiama? Milite? Non lo so. Perché... Vabbè, mi informo un attimo. Come ti chiami? Marco. Marco, cosa fai nella vita? Lavoro. E allora? In trasporti, quindi... Ma dai, nel mio settore, sì, il mio ex settore. Sì. Trasporti di merce? Di terra, merce.